Ben ritrovati in un nuovissimo video, sono Mattia e quest'oggi mi sono alzato di buon umore, quindi vi svelerò qual è il grandissimo segreto che si cela dietro all'apprendimento della lingua inglese. Quindi alla fine di questo video avrete tantissime idee su come migliorare il vostro livello di comprensione e il vostro livello di parlato della lingua inglese, ok? Quindi partiamo subito dicendo che l'apprendimento della lingua inglese, come voi ben sapete, come ho già detto in altri video, è un processo che si compone in diverse fasi. E più noi seguiamo attentamente questo processo e più noi seguiamo queste fasi anche in ordine cronologico, l'apprendimento risulterà automatico, più veloce e più semplice, ok? E fino a che voi continuerete a fare le cose un po' a caso, le cose un po' così generiche, superficiali, per esempio studiare la grammatica e fare qualche esercizio grammaticale, questo è un approccio un po' superficiale della lingua inglese, che può andar bene, però non vi porterà molto lontano, come molti di voi avranno già notato, ok? Quindi bisogna trovare un sistema, una strategia, un metodo, qualcosa di davvero potente che sia sostenibile nel tempo, ok? Che non vi faccia perdere la motivazione e la speranza così nel giro di qualche settimana, perché molto spesso succede questo, ok? Quindi è successo anche a me in passato, per esempio, di frequentare anche accademie a Madrid, quando vivevo a Madrid negli anni passati, ho frequentato delle accademie, dei corsi di lingua, che sostanzialmente non è che mi avessero aiutato a livello pratico, mi avevano aiutato a livello grammaticale, a livello di qualche esercizio, però poi in sostanza, quando dovevo andare a fare un colloquio di lavoro in inglese, quando dovevo scrivere un'email in inglese, dovevo un po' cavarmela per i fatti miei, ok? Quindi non è una cosa così, diciamo, il metodo tradizionale, come ho spesso detto in altri video, non vi aiuterà a livello pratico, vi può aiutare a livello teorico, quindi a livello di spiegazione, quindi spiegare come funziona la lingua. Però noi non dobbiamo sapere come funziona la lingua, noi dobbiamo, diciamo, praticare la lingua e assorbire la lingua, ok? Quindi una lingua, diciamo subito, che una lingua non è che si studia o si impara, in realtà questo è un po' una falsità. Una lingua si assorbe, la si intuisce, la si capisce, ok? E appunto il grande segreto, quindi ritornando a bomba sull'argomento di questo video, il grande segreto è appunto questo: per migliorare il proprio livello di comprensione e di parlato, il segreto è ascoltare tanto. Una lingua si impara ascoltandola, ok? Non si impara in altri modi, ok? Non ci sono spiegazioni teoriche della lingua, per esempio quelle grammaticali. Una lingua la si impara semplicemente ascoltandola. Ed è esattamente come avete imparato la vostra lingua madre. I bambini imparano l'italiano ancora prima di andare a scuola. I bambini capiscono l'italiano ancora prima di leggere. I bambini parlano l'italiano ancora prima di leggere e scrivere, ancora prima di andare a scuola, ok? E questo cosa vi fa pensare? Che se noi vogliamo studiare una seconda lingua, per esempio nel nostro caso la lingua inglese, dobbiamo assolutamente partire dall'ascolto. Ve lo ripeto, se noi vogliamo studiare una seconda lingua, nel nostro caso la lingua inglese, bisogna assolutamente partire dall'ascolto. Se voi non praticate tanto ascolto e se voi non partite dall'ascolto, continuerete ad avere una marea di problemi. Continuerete a pensare che voi siete incapaci, che voi siete stupidi, che voi non avete le capacità, che voi non avete le abilità, che voi non siete competenti, eccetera, eccetera. No, non è così. La colpa non è mai la vostra, la colpa è del come voi fate le cose. Quindi del metodo, della strategia che state ascoltando. E questo principio, che in realtà è la base dell'apprendimento, quindi appunto ascoltare, 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 non lo dico solamente io, che sono un pirla qualunque, ma lo dicono anche scusate, ma lo dicono anche persone del calibro di Steve Kaufman. Se voi non conoscete Steve Kaufman, andatevelo a cercare. Quindi Steve Kaufman, magari lascerò anche il link qui in descrizione del suo canale di YouTube, che appunto è un poliglotta che parla 20 lingue straniere. 20 lingue straniere, e vi sorprenderà sapere che la maggior parte delle lingue che ha imparato le ha imparate appunto in età adulta. E in queste lingue lui è molto molto fluente, quindi ci sono anche interviste in cinese, in giapponese,
giapponese, in arabo, in italiano, in spagnolo, in francese, in tedesco, quindi lingue anche molto differenti tra di loro, e appunto lui capisce e parla fluentemente queste lingue. E uno dei capisaldi, uno dei principi che per esempio lui spiega è quello dell'ascolto. È quello dell'ascolto, e lui dice lo dice proprio chiaramente, datevi a vedere i suoi video, che non è che sono qui a raccontare cavolate. Lui dice che una spiegazione teorica, che quindi ha theoretical explanation, una spiegazione teorica della lingua non ci aiuta, cioè non serve a molto. Quindi una spiegazione grammaticale o anche di come in realtà viene strutturata una frase non ci aiuta molto quando noi andremo a parlare, quando noi andremo a capire l'inglese, ok? La cosa importante è l'ascolto, è l'ascolto, e in seconda analisi sono appunto i vocaboli. E se lo dice una persona del suo calibro che parla 20 lingue straniere, e ve lo dico io che parlo 3 lingue, ve lo dicono altre centinaia, altre migliaia di poliglotti, di persone che comunque studiano le lingue, sono attratte da questo mondo, è una cosa vera, cioè nel senso non è che stiamo qui a prendervi in giro, è una cosa dannatamente vera. Però non è vero che bisogna semplicemente ascoltare la lingua così tanto per fare, no. C'è una strategia, ci sono delle tecniche, ok, per diciamo automatizzare il processo di ascolto, ci sono anche delle cose da fare, perché mi rendo conto che ascoltare la lingua inglese per un principiante, per una persona che non ha dimestichezza con la lingua, è una cosa un attimino difficile, ok? Se io vi dico guardate un video in inglese, per voi è un attimino difficile, però voi dovete partire da questa difficoltà iniziale che potrebbe durare dalle 2 settimane, una 20 giorni potremmo dire, però poi la strada sarà sempre in discesa. Quindi una volta superato questo piccolo ostacolo iniziale di difficoltà, che davvero è solo nella vostra mente, non è una difficoltà reale in realtà, poi la strada sarà sempre in discesa. Quindi l'ascoltare l'inglese, come io dico spesso, è un'abilità, è una semplicissima abilità che tutti possono sviluppare attraverso l'allenamento. E voi non è che dovete ascoltare la lingua inglese 15 ore al giorno, 20 ore al giorno. Questo sì sarebbe anche l'ideale, se voi ascoltate l'inglese 15 ore al giorno. Cioè, se io ascolto l'inglese 15 ore al giorno e tu ascolti l'inglese 1 ora al giorno, quello che tu fai in un mese io lo faccio in 3 giorni, per esempio, ok? E quindi questa è una questione anche matematica. Ma comunque è sufficiente 1 ora al giorno ascoltando cose intelligenti. È sufficiente davvero 1 ora al giorno, e vi posso assicurare che voi tutti avete 1 ora al giorno. Voi tutti potete trovare 1 ora al giorno per ascoltare la lingua inglese, ok? E come spiego all'interno del masterclass, che potete appunto acquistare, c'è un link qui in descrizione che vi porterà al nostro sito internet, che il masterclass è il nostro corso di bandiera dove è spiegata la strategia completa per imparare l'inglese senza perdere tempo e senza perdersi in chiacchiere, senza perdersi in teoria, ok? E appunto voi dovete sfruttare quelli che sono i tempi morti all'interno della vostra giornata. E cosa dovete fare in questi tempi morti? Ascoltare. E potete, e avete a disposizione su internet davvero centinaia di migliaia di milioni di ore di qualsiasi natura, di qualsiasi argomento, di qualsiasi video, podcast, radio, intervista, documentario, video. Voi dovete ascoltare una cosa di vostro interesse, ok? Una cosa di cui voi siete appassionati, e dovete ascoltare, dovete fare questa azione che poi diventerà un'abitudine molto semplice in realtà, cioè molto logica, molto naturale. Non è che, cioè, com'è che posso dire? Cioè, voi dovete trovare un modo per studiare l'inglese in modo naturale, perché se voi vi mettete lì, cioè se voi dite vado a scuola, vado in una scuola di lingue 2 ore il martedì, 2 ore il venerdì, 2 ore il giovedì, la sera quando siete stanchi vi mettete lì con il vostro quadernetto a prendere appunti, a studiare, a seguire il professore, non ci avete voglia, siete stanchi, questa cosa qui quanto può essere sostenibile? Quanto può essere sostenibile? 1 mese, 2 mesi, 3 mesi? Poi mollate e abbandonate il vostro desiderio di imparare l'inglese. Questa cosa non mi sembra intelligente se ci pensate. Ma se voi fate diventare questa piccola azione un'abitudine quotidiana, quindi voi dite ok, la mattina quando vado al lavoro in macchina o in metro,
Ascolto un podcast in inglese, ascolto la radio in inglese, leggo un articolo di un giornale, un blog, un qualcosa in inglese, guardo un video di mio personale di politica, guardo un video di finanza, guardo un video di qualsiasi natura, ok? 10 minuti al giorno la mattina, poi posso, a pausa pranzo, posso guardare un video, qualcosa, posso tenermi aggiornato, cioè comunque avete a disposizione tantissime, tantissime risorse e voi dovete sfruttare necessariamente questi tempi morti ascoltando la lingua inglese, semplicemente ascoltando la lingua inglese. Vi posso assicurare che nel giro di un mese, applicando questo mio discorso, semplicemente ascoltando, senza far nulla, in un mese, scusate, anche se non capite quello che state ascoltando, fa niente, dovete far abituare il vostro cervello a farlo ragionare con suoni diversi della lingua italiana, quindi con suoni della lingua inglese. In un mese, un'ora al giorno, facendo queste semplicissime azioni, il vostro livello di inglese passerà da così a così. Succede sempre così. Qualsiasi persona io ho aiutato facendo questa piccola azione, ok? Ho visto davvero trasformare il suo inglese e la sua, diciamo, emozionalità, la sua motivazione, perché quando voi passate un anno in una scuola a studiare la grammatica, noiosissima, facendo esercizi grammaticali sui libri, andando a scuola, magari quando tornate stanchi dal lavoro, piuttosto che perdete tempo in queste cose, magari spendete, appunto, investite un anno del vostro tempo, comunque avete speso dei soldi e ancora sentite che dentro di voi che non siete capaci, però potete dare di più. Questo genera frustrazione, perché se non avete i risultati sperati è un po' strana, come, cioè voi perdete un attimino quella che è la motivazione, non va assolutamente bene. Mentre se voi così nel giro di qualche settimana, nel giro di un mese, due mesi, tre mesi, capite un video, capite un film, capite un articolo di un giornale, capite un articolo di un blog, capite questo, capite l'altro, e voi avete appunto fatto questa piccola vittoria, e poi avete trovato un modo per vincere, quindi un'altra vittoria, poi un'altra vittoria ancora, e così gradualmente salite quella che è di step in step, quindi di passo passo, di gradino a gradino, la scala verso il raggiungimento di una padronanza, ok, completa, della lingua inglese, ok? Quindi ragazzi, il segreto, vi ricordo, è quello di ascoltare la lingua inglese. Questo video davvero vi sarà molto molto utile, quindi se adesso, quindi sforzatevi, mettetevi lì un'ora al giorno, mezz'ora al giorno, 20 minuti al giorno, ok? Magari ritagliatevi un momento all'interno della vostra giornata che non deve essere fisso, non deve essere dalle 4 alle 5 di pomeriggio, può essere la mattina, può essere il pomeriggio, può essere la sera, può essere mattina, pomeriggio, sera, dipende dai vostri impegni, però sforzatevi di fare questa cosa, perché vi cambierà assolutamente la vita, non solamente l'inglese, proprio anche un livello vostro, proprio a livello proprio mentale cambierete, perché se prima l'inglese era una cosa noiosa, una cosa fastidiosa, una cosa che eravate costretti a fare, adesso invece è una sorta di soddisfazione, una sorta di conquista, una sorta di libertà, una sorta di una piccola prima vittoria che avete conquistato. Ok ragazzi, vi ricordo come sempre di fare riferimento alla descrizione del video, perché potete trovare il mini corso gratuito e potete investire nel Masterpack, che è appunto il nostro corso di bandiera dove vi verrà spiegata tutta la strategia completa, e infine iscrivetevi al canale dove appunto ogni giorno, ogni settimana condividiamo valore gratuito appunto sotto forma di video che vi aiuteranno nel processo di apprendimento di questo fatidico inglese, ok? Quindi un saluto e ricordatevi che io non vi abbandono perché vi voglio bene, ok? Bye bye!